Oggi concludiamo il nostro studio sul sillogismo. Siamo verso la conclusione del paragrafo 2 del capitolo 3. Il capitolo 3 è dedicato all'argomentazione, il paragrafo 2 al sillogismo. E vedete, gli ultimi due sottoparagrafi si intitolano appunto Vari tipi di sillogismo e altre forme di argomentazione deduttiva. Allora, fino adesso cosa abbiamo visto? Abbiamo definito il sillogismo, le sue parti, abbiamo visto le 8 regole, abbiamo visto le 3 figure, proprie del sillogismo e in ultimo, la lezione scorsa, abbiamo visto i modi del sillogismo. Bene, diciamo, fino adesso ci siamo occupati di quello che viene chiamato il sillogismo categorico ordinario. Sillogismo categorico ordinario è quel sillogismo che appunto ha le sue due belle premesse e la conclusione ed è strutturato con i due medi nelle premesse e la conclusione con soggetto e predicato. D'accordo? Questa è la strutturazione del sillogismo categorico ordinario. Abbiamo però diciamo, una variante del sillogismo categorico che viene chiamato espositorio ed è il primo che trovate nel testo. Viene definito così. Il sillogismo espositorio è quello che ha per medio un singolare. Cioè, abbiamo la stessa identica struttura del sillogismo categorico ordinario, però il medio è un singolare. Facciamo, molto all'esempio che avete qui, l'altro, diciamo, classico esempio è questo. Classico si fa per dire, nel senso che adesso capirete che è abbastanza contemporaneo. Se io dico Tizio è interista, Tizio è italiano, prima premessa, Tizio è interista. Secondo, Tizio è italiano, conclusione, alcuni italiani sono interisti. Allora, vedete che ho un medio che è singolare, Tizio, il signor Tizio o il signor Notaio. Di fatto, diciamo, Tizio qui è singolare, ma in qualche modo funge, diciamo così, da soggetto generico. Tant'è vero che nella mia conclusione io posso dire che alcuni italiani sono interisti. Il sillogismo espositorio, che ripeto è una categoria, una sottocategoria del sillogismo categorico, cioè una variante del sillogismo categorico che normalmente appunto è il categorico ordinario, si ritrova nel terzo tipo di sillogismo, nella terza figura, scusate, di sillogismo, perché, come avete visto dall'esempio che vi ho fatto, il mio medio, che è Tizio, lo ritrovo soggetto di entrambe le premesse, quindi andiamo a ricalcare la figura del bis sub, d'accordo? Niente di speciale, giusto per darvi un po' il quadro. Poi abbiamo invece, diciamo, altre tipologie di sillogismo diverse dal categorico. Il categorico abbiamo visto c'è l'ordinario, che è quello che abbiamo visto fino adesso, e questa sottospecie che è l'espositorio. Abbiamo invece poi un altro tipo abbastanza diverso, diciamo così, di sillogismo, che è il sillogismo composto. Cosa vuol dire composto? Vuol dire che in una o entrambe le premesse, io mi trovo di fronte a delle proposizioni non semplici ma composte. Se avete notato nel sillogismo categorico, ordinario o espositorio, quelli che abbiamo visto fino adesso, le due premesse sono proposizioni semplici, cioè ho un soggetto, un predicato, una copula, un verbo e un predicato. Invece nel sillogismo composto una o entrambe le premesse sono proposizioni composte, d'accordo? Non sono quindi proposizioni semplici. Allora io ho a questo punto due tipologie di sillogismo composto, le trovate
scritte del testo, il sillogismo condizionale, detto anche sillogismo ipotetico, e il sillogismo disgiuntivo. Allora, io mi aspetto, prima di andare a vedere cosa sono, di trovarmi di fronte a delle premesse che sono composte, cioè proposizioni composte, cioè, per intenderci, almeno ecco, due proposizioni in una o in entrambe le premesse. Allora, vedete che c'è una ulteriore suddivisione, nel senso che il sillogismo condizionale ipotetico può essere parzialmente condizionale o totalmente condizionale. Invece il disgiuntivo non ha ulteriore sottosuddivisione. Bene, andiamo a vedere allora anzitutto il sillogismo condizionale. E partiamo dal parzialmente condizionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel parzialmente condizionale abbiamo la premessa maggiore e solo la premessa maggiore, che è appunto una proposizione condizionale, cioè del tipo se allora. Invece il sillogismo totalmente condizionale è quello in cui abbiamo una come dire, un insieme di proposizioni condizionali. Adesso facciamo qualche esempio e capite. Anzitutto vedete la definizione che dà Lavani Lubich, cioè condizionale può essere condizionale parzialmente, e vedete tra parentesi la sola maggiore è condizionale. Quindi nel parzialmente condizionale una delle due premesse, la maggiore, è condizionale e le altre no. Oppure totalmente, quindi entrambe le premesse sono condizionali. Allora, diciamo così, il sillogismo condizionale è un sillogismo che in qualche modo può essere ricondotto al sillogismo categorico. E facciamo un esempio diciamo, abbastanza chiaro, spero. Se un uomo è giusto, allora dà a ciascuno il suo. Questa è la mia premessa maggiore, vedete che è una condizionale. Se un uomo è giusto, allora dà a ciascuno il suo, secondo la definizione di giustizia. Minore, Tizio è giusto, conclusione, quindi Tizio dà a ciascuno il suo. Perché vi dico che può essere ricondotto in fondo a un sillogismo categoriale ordinario? Perché, come dire, la mia maggiore, se un uomo è giusto dà a ciascuno il suo, può essere cambiata in ogni uomo giusto dà a ciascuno il suo. La mia condizionale diventa a questo punto una proposizione semplice. Bene, invece vediamo l'esempio che fa Lavani Lubich. Dice: se esiste il mondo, esiste Dio. Ora esiste il mondo, dunque esiste Dio. Vedete, se esiste il mondo, esiste Dio, è la mia maggiore ed è condizionale. Va bene, poi per questo potete leggerlo con calma. Il sillogismo totalmente condizionale, invece, noi troviamo che entrambe le premesse sono condizionali e quindi la conclusione sarà condizionale. Torniamo all'esempio che abbiamo fatto, alla tipologia di esempio che abbiamo fatto prima. La maggiore è: se un uomo è giusto dà a ciascuno il suo. Minore, dobbiamo avere un'altra ipotetica. Se un uomo è virtuoso è giusto. Conseguenza: se un uomo è virtuoso dà a ciascuno il suo. Cioè ho connesso, vedete, il medio del mio esempio è se un uomo è giusto. Nella maggiore, se un uomo è giusto dà a ciascuno il suo.
nella minore, se è virtuoso, allora è giusto, vado a connettere nella conclusione il mio soggetto e il mio predicato, cioè se un uomo è virtuoso, allora dà a ciascuno il suo. Vedete che questo cosa ho qui? Ho un sillogismo totalmente condizionale, dove le premesse e la conclusione sono condizionali. L'ultimo tipo di sillogismo è il sillogismo disgiuntivo, che ha, vi dice, per maggiore una proposizione disgiuntiva. La proposizione disgiuntiva è o. O è fermo o si muove, maggiore, uno, o è fermo o si muove. Tizio è fermo, quindi Tizio non si muove. Questo è un esempio tipico di disgiuntivo. Perché? Perché nella mia maggiore ho messo una disgiuntiva, quindi o è fermo o si muove. Anche questo in fondo può essere ricondotto a un ordinario, perché può essere ricondotto a una condizionale, cioè a un sillogismo condizionale. Dire uno o è fermo o si muove, è come dire che se uno è fermo non si muove. Vedete la condizionale? Se uno è fermo non si muove. E la condizionale può essere riportata a una proposizione semplice, quindi un sillogismo ordinario, cioè chi è fermo non si muove. Vedete che sono riconducibili comunque al nostro sillogismo ordinario. Bene, andiamo invece adesso alle altre forme di argomentazione deduttiva. Cioè, vedete qui vengono presentate quattro forme di argomentazione che non sono propriamente dei sillogismi, ma sono, diciamo, delle varianti del sillogismo. Adesso, quando li vedremo uno a uno, capirete perché. La prima è l'entimema. Dice, l'entimema è un sillogismo, ma è un sillogismo che tace una premessa, che nasconde una premessa, che sottintende, ecco, una premessa, ed è, come dire, una modalità molto usata. Vedete, l'esempio è molto chiaro, no? L'anima è spirituale, dunque è incorruttibile. Vedete che non c'è, qui è sparita una premessa, ne abbiamo una sola premessa e la conclusione. Com'è possibile? Perché in realtà abbiamo sottinteso che tutto ciò che è spirituale è incorruttibile. Cioè, questo entimema può essere ricondotto a un sillogismo aggiungendo la premessa sottintesa, cioè tutto ciò che è spirituale è incorruttibile, l'anima è spirituale, quindi l'anima è incorruttibile. Poi abbiamo l'epicherema, che è anche questo, vedete che è un sillogismo in cui una o entrambe le premesse sono seguite dalla loro dimostrazione, cioè anziché limitarmi all'enunciazione della proposizione della premessa, ne fornisco la spiegazione. L'esempio anche qua è abbastanza chiaro. L'acciaio è un buon conduttore di elettricità perché è un metallo. Ora, questo oggetto è d'acciaio, quindi questo oggetto è un buon conduttore dell'elettricità. Cosa c'è qui che non troveremmo in un sillogismo classico? C'è quella spiegazione perché è un metallo. Cioè vado a spiegare il perché, in questo caso, della maggiore. Potrebbe avvenire in entrambe le premesse che io aggiunga una spiegazione o in una sola. Qui vedete che a conclusione dell'epicherema viene introdotto il polisillogismo. Cos'è il polisillogismo? Ve lo dice la parola, cioè è praticamente un epicherema che ha premesse costituite da sillogismi. Cioè, anziché avere premesse costituite da spiegazioni della premessa, abbiamo delle premesse che sono costituite da sillogismi veri e propri. Diciamo,
Sì, e siamo di fronte praticamente a una catena di sillogismi, no? E se io dico, dunque, che un animale non è un vegetale, bene. Poi dico, il cane è un animale, quindi il cane non è un vegetale, ma Fido è un cane, quindi Fido non è un vegetale. Vedete, ho fatto una catena di sillogismi, mi trovo di fronte a un polisillogismo. Poi c'è il sorite. Allora, il sorite è una catena di proposizioni. Attenti, non è una catena di diciamo così, una catena di due sillogismi come nel caso dell'epicherema, ma è una catena di proposizioni. Tali che il predicato della proposizione antecedente, il predicato dell'antecedente, è soggetto della seguente. Fino ad arrivare dove? Fino ad arrivare a una conclusione dove, in cui si attribuisce il predicato dell'ultima proposizione della mia catena al soggetto della prima. Guardate l'esempio e capite, no? Allora, l'anima umana conosce l'universale. L'ente capace di conoscere l'universale ha un'operazione indipendente dal corpo. L'ente che ha un'operazione indipendente dal corpo ha anche l'essere indipendente dal corpo. Ciò che ha l'essere indipendentemente dal corpo non viene meno quando si dissolve il corpo. Dunque l'anima umana non viene meno quando si dissolve il corpo. Guardate la caratteristica di questo esempio. Anzitutto, la prima proprietà è che ogni proposizione che segue, ha come suo soggetto il predicato della precedente, cioè guardate la seconda frase, dice l'ente capace di conoscere l'universale non è altro che il predicato della prima, cioè l'anima umana conosce l'universale. La terza frase, l'ente che ha un'operazione indipendente dal corpo non è altro che il predicato di quella che precede e così via. Una catena, dove il predicato della precedente diventa il soggetto della conseguente. E guardate il finale è dunque l'anima umana non viene meno quando si dissolve il corpo. Cosa ho fatto? Ho connesso il soggetto della prima proposizione della catena, che era l'anima umana conosce l'universale, il soggetto era l'anima umana. E l'ho connesso col predicato dell'ultima. Predicato dell'ultima è non viene meno quando si dissolve il corpo. Quindi diciamo l'anima umana non viene meno quando si dissolve il corpo. Chiudiamo la catena, diciamo così, saldando il soggetto della prima col predicato dell'ultima. Bene, l'ultima tipologia di argomentazione è il dilemma. Allora, cos'è il dilemma? Il dilemma è un'argomentazione in cui, posta una disgiuntiva, si mostra che sia dall'uno come dall'altro membro dell'alternativa seguono conclusioni insostenibili per l'avversario. O, attenzione, posta una disgiuntiva, si dimostra che da entrambe le alternative si arriva alla stessa conclusione. Sono entrambi dilemmi. Per esempio, nell'accezione che vi dicevo, la seconda tipologia, cioè il dilemma come quell'argomentazione che dimostra che da entrambe le alternative si arriva a una stessa conclusione. Allora, o sei colto o non lo sei. Se sei colto, devi studiare maggiormente per arricchire la tua cultura. Se non lo sei, devi studiare per diventarlo. Abbiamo raggiunto lo stesso tipo di conclusione, è quindi una modalità molto utilizzata così, nell'argomentazione. Non è, vedete, propriamente un sillogismo. Oppure possiamo avere due corni del nostro dilemma e vedere, diciamo così, che da entrambe arrivano conclusioni non sostenibili.
D'accordo? Questo è un po' diciamo, una carrellata abbastanza rapida, diciamo, non è necessario entrare in modo specifico in ognuna di queste forme deduttive, è giusto, ecco, sapere che ci sono, che esistono e che cosa sono. E con questo abbiamo concluso il sillogismo. Nella prossima lezione presenteremo l'induzione, che è una modalità di argomentazione diversa da quella deduttiva, il sillogismo è deduttivo, e la presenteremo anche questo in linea abbastanza generale per capire un po' di che cosa si tratta, e così concluderemo la prima parte del nostro testo, che è dedicato alla logica minor, e introdurremo la logica maior.